Noi siamo l'Indie Art Music Academy, meglio chiamarci IAMA, almeno più breve. E vi starete sicuramente chiedendo per quale motivo un video motivazionale sullo sport. Io parto da un presupposto. Per quanto mi riguarda, io insegno canto, il cantante è un atleta, ma non soltanto perché quotidianamente insomma si allena, fa gli allenamenti, le corde vocali sono muscoli, non solo per questo, ma perché oltre a utilizzare tutti i suoi muscoli lavora solo come un atleta, o almeno dovrebbe. E ancora una cosa ancora più importante è che secondo me ognuno di noi è un atleta e non lo sa. Ognuno di noi dovrebbe vivere come un atleta e invece poi fondamentalmente viviamo in maniera abbastanza passiva. La cosa ancora più grave che ho notato in 10 anni di didattica, quasi 10 anni di didattica, avete letto la frase poniti un obiettivo. La cosa grave che io vedo oggi sempre più diffusa tra i ragazzi è che i ragazzi non sognano più, i ragazzi non hanno obiettivi. E questa è una cosa che mi fa estremamente male. Io da docente mi sento inerme e sento che non posso fare nulla perché i ragazzi non sognano più. E io voglio imparare i ragazzi, vorrei che i ragazzi imparassero di nuovo a sognare. Questo è il mio primo obiettivo da insegnante. Poi c'è tutto il resto, poi c'è la tecnica, ci sarà lo stile, ci sarà tutto il resto. Ma se